Claudia Chiozzotto, specialista di acque di alto consumo. Fa caldo, abbiamo sete, ma ha senso ancora pagare per dissetarsi? È quello che ci siamo chiesti noi prendendo in esame questi 50 quasi campioni di acque minerali. L'uso e l'abitudine al consumo di acque minerali quotidianamente a tavola e fuori pasto è particolarmente notevole per gli italiani, che ne consumano circa 172 litri all'anno a testa. Quindi siamo il maggior produttore mondiale di acque minerali e ne facciamo un consumo quasi smisurato. Alcune delle nostre acque sono talmente famose da finire sulle tavole anche del Giappone, degli Stati Uniti. Quindi è proprio una nostra prerogativa quella di rivolgerci sempre alle acque minerali per dissetarci. Ecco, ma le acque minerali e le acque degli acquedotti sono acque diverse? Non sempre. Noi abbiamo visto che la qualità delle acque degli acquedotti che arrivano nelle nostre case sono spesso perfettamente all'altezza di un'acqua minerale, quindi sono acque che a volte potrebbero essere addirittura imbottigliate così come sono. Quindi dal punto di vista della qualità, in moltissimi casi ci si può tranquillamente fidare dell'acqua che arriva dal rubinetto. Ed è vero che molte volte è meglio l'acqua del rubinetto che non l'acqua in bottiglia? Purtroppo anche in questo test abbiamo trovato un'acqua contaminata da sostanze nelle bottiglie. A un'acqua minerale contaminata da sostanze che non vorremmo mai trovare in un'acqua potabile. Quali sostanze? Sono solventi, qualcosa di simile alla trielina, quindi solventi di chiara origine industriale, umana, non era una sostanza naturale che può trovarsi in una falda acquifera. Quindi, dove avete trovato questi solventi? In quante acque? Una sola, per fortuna su 49 campioni, però appunto anche questo ci fa... Possiamo dire qual è? È un'acqua sarda, l'acqua San Giorgio. E nelle altre acque invece non avete trovato niente? No, assolutamente, dal punto di vista della qualità e anche del rispetto dei valori di etichetta siamo assolutamente soddisfatti per tutte le altre acque, perché sono tutte quante all'interno dei limiti di legge. Tra l'altro c'è una nuova legge sulle acque minerali più restrittiva e che allinea i limiti delle acque minerali ai limiti già presenti per le potabili, quindi dal punto di vista della sicurezza le altre acque non hanno portato a brutte sorprese. Senti, che cosa si vede dalle bottiglie? Che cosa bisogna guardare quando si sceglie un'acqua minerale nell'etichetta? Per il consumo quotidiano, quindi di tutta la famiglia, di persone in buono stato di salute, quella che viene consigliata è sempre un'acqua oligominerale, quindi con un residuo fisso al di sotto dei 500 mg litro. Questa è un po' la caratteristica generale delle acque adatte al consumo di tutti i giorni. E gli altri parametri da guardare sono, a nostro avviso, i nitrati, ad esempio, che dovrebbero essere sempre i più bassi possibili, specialmente quando l'acqua viene destinata alla prima infanzia, perché i nitrati sono un parametro che può dare luogo a dei problemi e quindi è quello che vale la pena controllare in etichetta, quando lo troviamo, perché non sempre le etichette parlano chiaro. Ecco, senti, qua abbiamo delle acque molto famose, altre acque invece che io vedo qui per la prima volta. C'è un rapporto tra il prezzo di una bottiglia d'acqua e il suo contenuto, oppure ciò che incide sulla bottiglia, sul prezzo della bottiglia, è la pubblicità, non so, le spese di distribuzione, ma anche appunto di marketing e pubblicità? Sì, la pubblicità, ma anche le spese per gli imballaggi, gli studi appunto sulle bottiglie, i formati delle bottiglie, sono più quelli, a nostro avviso, i motori che causano poi il prezzo della bottiglia. Quindi si trovano delle acque di ottima qualità anche a prezzi bassi, quindi il nostro consiglio non è assolutamente di andare a cercare l'acqua più cara, perché non sempre è la migliore, anzi abbiamo visto che ci sono moltissimi primi prezzi tra le migliori riuscite, quindi assolutamente non basarsi sul prezzo, sul prestigio o sulla frequenza di una marca per scegliere l'acqua per il proprio consumo quotidiano. Ecco, ci fai un esempio di che cosa dobbiamo guardare da una bottiglia a tua scelta, nell'etichetta di una bottiglia, scegliendone una a caso? Ma non c'è niente in particolare da guardare, insomma, sono la maggior parte delle acque, tra l'altro anche quelle che abbiamo analizzato, sono tutte oligominerali, quindi è molto facile trovare acque oligominerali in commercio. E poi appunto i parametri da guardare sono, come dicevo, il residuo fisso e i nitrati. Ecco, scegliere in base a questi due parametri un'acqua. Ecco, questi nitrati sono nocivi, giusto? Sotto i limiti di legge, no, assolutamente. Quindi noi dobbiamo guardare a che voce? Nitrati.
Che cosa, quale deve essere il numero? E deve essere per legge inferiore a 50. Noi li abbiamo trovati tutti al di sotto dei 10 mg litro, quindi possiamo stare tranquilli, insomma. Ci sono casi in cui le etichette dicono cose che non sono vere? Non vere, no, diciamo che a volte sono molto fantasiose, come l'acqua che appunto ti depura, l'acqua che elimina l'acqua, insomma tutti questi slogan. Spesso si dà più spazio agli slogan salutistici che non alle informazioni essenziali. Sono falsi? Sono un po' tirati, ecco, non sono falsi, perché comunque i produttori, per mettere alcune frasi in etichetta, devono presentare della documentazione, degli studi clinici, quindi non possono affermare il falso. Ma comunque purtroppo abbiamo notato che tante volte si dà più spazio ad altre informazioni, come ad esempio altre iniziative dei produttori, piuttosto che alle qualità dell'acqua, quindi si dà più spazio ad altre informazioni più emozionali che non ai numeri e ai valori chimici dell'acqua. Torniamo all'acqua del rubinetto, che abbiamo detto va benissimo in molti casi. Ci sono poi molti sistemi per pulirla ulteriormente, sistemi casalinghi, apparecchietti che si mettono sotto il lavello oppure applicati al rubinetto. Servono o non servono? Purtroppo, dalla nostra esperienza, decidere di depurare l'acqua a casa propria può essere un'operazione a volte rischiosa, non solo a casa propria. Abbiamo fatto un'inchiesta anche sulle acque vendute nei ristoranti in caraffe, le acque depurate e vendute poi sfuse, quindi non in bottiglie sigillate, e purtroppo anche lì i nostri risultati sono stati abbastanza preoccupanti, perché questi sistemi di depurazione il più delle volte non fanno altro che aumentare la carica batterica totale delle acque anziché abbassarla se necessario. E quindi è stato emblematico l'inchiesta sull'acqua depurata dei ristoranti, nella quale erano più pulite le acque dei rubinetti, dei servizi, dei ristoranti, che non quelle che arrivavano in caraffa sulle tavole. Quindi stiamo molto attenti quando cerchiamo di migliorare le caratteristiche dell'acqua del rubinetto con apparecchiature che non sempre sono adeguatamente testate, collaudate, e che soprattutto, se non hanno un'adeguata manutenzione, poi ci danno un'acqua che è senz'altro peggiore di quella che ci fornisce l'acquedotto. Quindi l'acqua dell'acquedotto è già sufficientemente controllata, con centinaia di controlli all'anno, e arriva nelle nostre case con la giusta dose anche di cloro, che serve a mantenerne le condizioni igieniche. Il nostro consiglio è sempre quello di lasciar scorrere bene l'acqua del rubinetto, riempire una caraffa, una bottiglia, tenerla in frigorifero e consumare quella, perché il cloro, anche quello che dà il sapore, l'odore caratteristico all'acqua del rubinetto, evapora naturalmente dall'acqua una volta che la lasciamo lì pochi minuti. Quindi tutti gli investimenti su apparecchi depuratori domestici da installare, controllare, rigenerare, con appunto tecnici che devono andare e venire spesso da casa nostra, sono a nostro avviso un investimento del tutto inutile. Quasi tutti i consumatori si pongono questo dilemma: meglio l'acqua nella bottiglia di plastica, che è più leggera, o nel vecchio vetro? Ma tanto per cominciare, si trova molto più spesso ormai, come vediamo anche da questa immagine, l'acqua in bottiglie di PET, che senz'altro ha tanti vantaggi: è leggero, è infrangibile, si può compattare una volta che è vuoto, quindi sicuramente la plastica ha moltissimi vantaggi, ha migliorato molto la nostra comodità di vita. Pensiamo però, comunque, chiediamoci piuttosto se è necessario ricorrere all'acqua in bottiglia, perché insomma anche tutta questa plastica che finisce poi nelle nostre pattumiere, anche se con la raccolta differenziata, va ad assommarsi poi in 200.000 tonnellate all'anno di plastica, rifiuti di plastica che produciamo. Quindi chiediamoci se dobbiamo proprio accollarci questa fatica di portarci a casa le bottiglie di plastica e poi caricare anche l'ambiente di tutti questi rifiuti da smaltire. Grazie. Grazie a voi.